Grazie Presidente, mi fa particolarmente piacere da uomo intervenire in merito a questo dibattito e alla ratifica di questa importante convenzione per la prevenzione e per il contrasto alla violenza sessuale. La faccio l'intervento annunciando sin da subito in modo convinto, pieno e totale il voto favorevole da parte del gruppo della Lega Nord ad una convenzione necessaria, ad una convenzione doverosa, ad una convenzione utile all'interno della quale vi sono principi, valori, benefici che noi riteniamo assolutamente indispensabili, in modo particolare per il contesto, per il momento in cui l'approvazione di questa importante ratifica si colloca. E mi riferisco ovviamente ai fatti di quotidianità che purtroppo e drammaticamente siamo chiamati a dover assistere e rispetto ai quali colgo l'occasione a nome mio e a nome del gruppo della Lega Nord per esprimere solidarietà, vicinanza e una ferma condanna per i fatti drammatici e criminali, partendo proprio dall'uccisione in modo efferata di Fabiana, a cui ovviamente associamo tutte quelle donne, tutte quelle ragazze che sono state oggetto di episodi tanto criminali che vanno drammaticamente condannati e rispetto ai quali noi chiediamo e crediamo che una normativa di riferimento penale particolarmente rigida, dura e severa sia assolutamente doverosa. Quindi votiamo favorevolmente rispetto a questa convenzione, nella convinzione che questa convenzione non deve essere l'approdo finale di un percorso virtuoso che questo Parlamento ha avviato, ma deve essere l'avvio di politiche serie di sostegno contro e per il contrasto alla violenza sessuale. E quindi non basta l'accoglimento dei principi che sono nella Convenzione contenuti, non basta accogliere e raccogliere lo spirito di questa Convenzione. Io credo che, e noi crediamo, proprio per la presenza e per l'attenzione che il Ministro e il Governo ha riversato su questo tema, io credo che bisognerà passare in tempi rapidi, con la stessa rapidità con cui le commissioni prima e il Parlamento poi hanno avviato questo processo di ratifica. Noi crediamo e chiediamo al Governo che passi dalle parole importanti che sono state pronunciate a dei fatti concreti, proprio per contrastare in maniera seria, in maniera convinta, questo drammatico fenomeno. Condividiamo all'interno della Convenzione gli elementi strutturali della Convenzione stessa, condividiamo gli aspetti relativi alla prevenzione di natura culturale, alla prevenzione di natura sociale, agli aspetti relativi alla sensibilizzazione, agli aspetti relativi all'informazione, agli aspetti relativi all'educazione, educazione che deve avvenire in modo particolare, come è già stato detto e piace anche a me ricordarlo, all'interno delle scuole. Bisogna partire dal basso, bisogna ripartire facendo formazione anche da un punto di vista culturale, proprio per il rispetto e per la conservazione dell'integrità delle donne. Importanti sono gli aspetti relativi alla protezione, importanti sono gli aspetti relativi all'assistenza. Per fare tutto ciò però inevitabilmente servono le dovute e le doverose risorse necessarie per dare avvio a questi processi virtuosi. E quindi l'impegno del Governo, l'impegno che il Governo si deve prendere in maniera seria, è quello di recuperare le risorse e i finanziamenti necessari, ad esempio per far sì che i centri antiviolenza, piuttosto che le case rifugio, possano continuare a svolgere quell'opera e quella funzione di assistenza fondamentale. Assistenza che per noi deve essere rivolta in modo particolare, se non addirittura in modo esclusivo, nei confronti di coloro i quali subiscono la violenza e non nei confronti di coloro i quali le violenze le esercitano e le violenze le perpetuano. Importante quindi la parte relativa alla prevenzione, rispetto alla quale la Convenzione dedica molto spazio, ma fondamentale per noi, e in modo particolare per noi è importante e fondamentale la parte relativa alle tutele di natura punitiva e sanzionatoria, che sono altresì contenute nella
Convenzione. Noi crediamo che coloro i quali si macchiano di reati tanto crudeli e tanto efferati meritino la giusta punizione e meritino le giuste sanzioni, perché crediamo che di fronte a delitti così atroci, a crimini così efferati, serva la mano dura da parte dello Stato. E credo che da un punto di vista della tutela penale e da un punto di vista della tutela punitiva e sanzionatoria tanto si può fare, ma credo che sia giusto e doveroso riconoscere al sistema penale italiano il fatto di essere un sistema penale probabilmente all'avanguardia rispetto ad altri sistemi. In questo Parlamento, nella passata legislatura, abbiamo affrontato tanti provvedimenti che andavano in questa direzione. Mi riferisco in modo particolare all'introduzione, anche per merito, credo che sia giusto ricordarlo, del ministro Carfagna, dell'introduzione del reato di stalking, il 612 bis, gli atti persecutori e molesti nei confronti delle donne, provvedimenti che il gruppo della Lega ha sempre sostenuto con determinazione, ha sempre sostenuto con convinzione, nella certezza che un sistema penale repressivo, duro e severo possa rappresentare anche una soluzione a questo problema. Credo che si possa fare di più. Credo che si possa fare anche meglio e voglio ricordare al Parlamento e voglio ricordare al Ministro e al Governo che vi sono parecchie proposte di legge, ad esempio in tema di violenza sessuale. Ne ricordo una in modo particolare presentata dal gruppo della Lega Nord a prima firma Carolina Lussana in materia di nuove disposizioni in materia di violenza sessuale, proposta di legge approvata dalla Camera, arenata al Senato e alcune parti importanti, alcune parti significative di questa proposta di legge sono poi state inserite all'interno del pacchetto sicurezza voluto dal ministro Maroni. Ricordo l'approvazione sempre in quest'Aula della Convenzione di Lanzarote, quindi gli strumenti giuridici ci sono, gli strumenti giuridici possono evidentemente essere migliorati. Le pene ci sono, credo che debbano necessariamente essere inasprite, credo però che il problema, e uno dei problemi, risieda nell'applicazione delle norme. Non sempre le norme rigorose, rigide, severe, che sono presenti in materia di violenza sessuale e in materia di violenza sulle donne, vengono correttamente applicate. Quindi noi chiediamo che il principio dell'effettività, che il principio dell'efficacia, che il principio della certezza della pena trovi anche nelle normative che verranno introdotte e migliorate piena applicazione. Voglio ricordare ad esempio la proposta di legge sulla violenza sessuale a firma del gruppo della Lega Nord, che oltre a prevedere un inasprimento serio delle pene in materia di reati di violenza sessuale e quindi inevitabilmente prevedere anche una prescrizione, tempi di prescrizione più lunghi proprio per accertare e avere tutti i tempi necessari per poter accertare delitti così efferati, era stata introdotta una norma che poi purtroppo la Corte Costituzionale con la sentenza 265 del 2010 aveva cassato in materia di obbligatorietà delle misure cautelari in carcere nei confronti di chi si macchia di questi gravi reati. E credo che sia proprio da qua che noi dobbiamo partire, che questo Parlamento e il Governo, mi auguro che possa assecondare questa volontà politica, ripartire dando certezza della pena e soprattutto comminando a coloro i quali si macchiano di questi reati il carcere. E dico questo perché tra poche settimane, probabilmente tra qualche mese, soprattutto alla luce del dibattito che abbiamo sentito in commissione e del dibattito che abbiamo sentito oggi in aula e che sentiremo anche dopo, dove tutti chiedono pene certe, dove tutti chiedono pene particolarmente severe, dove tutti chiedono l'introduzione del reato di femminicidio, che noi ovviamente sosterremo nel massimo della severità dell'applicazione, tra qualche settimana noi saremo chiamati in quest'aula probabilmente affrontando un problema, un'emergenza, quella del sovraffollamento delle carceri, a discutere di un provvedimento, e concludo, provvedimento che era già stato portato all'attenzione e votato dalla Camera nella passata legislatura in materia di pene alternative e di messa alla prova. Ebbene, con questo provvedimento noi andremo, voi andrete perché noi faremo opposizione durissima, a votare una legge che sostanzialmente dice che per i reati
con pene inferiori a 4 anni, e voglio ricordare che tra reati con pene inferiori a 4 anni vi è anche il reato di stalking, il carcere non sarà più la misura detentiva principale, ma coloro i quali si macchiano di questi reati potranno beneficiare di misure alternative come i domiciliari o la messa alla prova. Io mi auguro, e chiudo, affinché questo dibattito non rimanga un dibattito solo verbale, e affinché le parole che sono state pronunciate, parole importanti, parole di severità, parole di durezza nei confronti di chi si macchia di questi reati, mi auguro che la coerenza di quest'Aula, manifestata oggi in quest'Aula, possa essere anche mantenuta nel momento in cui noi ci troveremo a votare quel provvedimento che garantisce impunità nei confronti di coloro i quali si macchiano dei reati rispetto ai quali oggi questo Parlamento chiede maggiore severità. Da parte della Lega ci sarà attenzione e non permetteremo che il dibattito di oggi concluda, possa risultare vano e inutile, perché la difesa e la tutela delle donne e il contrasto e la lotta alla violenza sessuale deve essere fatta sempre e in qualunque momento. E quindi annuncio il voto favorevole da parte del gruppo. Ringrazio, onorevole Molteni, la ringrazio.